Un'esperienza spirituale per capire come possiamo aiutare il Papa e i nostri fedeli. A raccontare così il sinodo è il cardinale Oswald Gracias, arcivescovo di Bombay, membro della commissione dei 10 incaricati da Papa Francesco di scrivere la bozza del documento finale. Spiegando nel corso di un briefing in sala stampa vaticana la metodologia di lavoro impiegata nel segno della sinodalità, pur nella differenza di vedute, il porporato ha ribadito che il testo finale sarà votato paragrafo per paragrafo e spetterà solo al Papa decidere se pubblicarlo o meno. Proprio i vari punti di vista e le diverse opinioni nel corso delle discussioni, ad esempio sulla comunione divorziati e risposati oppure sulla poligamia, hanno rilanciato l'idea del sano decentramento, spiegato così dallo stesso cardinale Gracias. La Chiesa è una e la teologia anche, così come le scritture. Il problema sta nel come questa unicità si rapporta concretamente alle situazioni specifiche. Credo che le conferenze episcopali potrebbero studiare le questioni per vedere come risolverle. Quando parlo di conferenze, soprattutto adesso, nelle diverse circostanze, secondo le varie possibilità, mi riferisco anche alla necessità dei vescovi in termini di formazione. Hanno bisogno di assistenza in ambito canonico, teologico, morale, dal punto di vista della teologia morale. È pertanto importante che la conferenza episcopale offra linee guida su come prepararli. Esiste dunque una diversità negli approcci pastorali, ma poi c'è la posizione unificante di tutta la Chiesa. But there is the unified approach of the whole church, certainly. Il cardinale Soane Patitamafi, vescovo di Tonga, il più giovane del collegio, si è detto convinto che il sinodo al quale ha partecipato con cuore aperto è un viaggio che continuerà. Le sfide per la famiglia sono molte, anche nelle isole del Pacifico, da dove proviene. Lì c'è un grande senso della famiglia, vissuta pure nella dimensione allargata, ma la globalizzazione, insieme al lento processo di consolidamento delle istituzioni, stanno mettendo a dura prova i valori trasmessi di padre in figlio. Trent. Traditional family values now is vulnerable in the sense of this transitional period. I valori della famiglia tradizionale ora sono vulnerabili, nel senso che in questo periodo di cambiamento stiamo diventando collegati così tanto all'individualismo e all'alienazione, alla globalizzazione mondiale, e pertanto non ci sono i valori familiari tradizionali come quando esisteva la famiglia estesa, la grande famiglia, che includeva persino il villaggio. Ora, con questo, se volete, mutamento globale e i cambiamenti del mondo, fattori come l'individualismo stanno attecchendo anche da noi. Pertanto, le famiglie passano da una struttura estesa a famiglie individuali, e per me questa è una delle grandi preoccupazioni. Altra preoccupazione per il cardinale Mafi è l'immigrazione che divide le famiglie. Sono molte le persone che lasciano Tonga in cerca di una vita migliore e spesso l'approdo ideale è rappresentato dagli Stati Uniti. Monsignor José Horacio Gomez, arcivescovo di Los Angeles, parlando delle sfide che le famiglie devono affrontare, si sofferma su questo punto, evidenziando pure la necessità per le famiglie di diventare membri sempre più attivi nella Chiesa, vivendo in profondità la fede cristiana. Nel nostro caso si tratta di tantissime persone che arrivano negli Stati Uniti. Ci sono molte persone senza documenti. Si tratta di 11 milioni di individui privi di documenti nel nostro paese. Pertanto l'immigrazione è una grande preoccupazione per noi. Come aiutare le famiglie a rafforzarsi insieme alle sfide economiche che abbiamo, le povertà, la violenza. Credo che le persone chiedano, si aspettano, hanno speranze e possiamo aiutarli almeno a capire e ad affrontare questi problemi nella società di oggi.